Noi abbiamo un piano fisico, un piano emotivo e un piano razionale. Questi tre piani o tre motori ha bisogno di nutrirsi di qualcosa. Di cosa si nutre il corpo? Quali sono le cose più adatte a noi, secondo voi? Verdure, cibi vegetali, ce lo dicono tante cose che possiamo mangiare. In ingresso ci vuole cibo del luogo. Cibo del luogo. Possibilmente non frutta e verdura del luogo, di stagione. Possibilmente biologica, volete mangiare la carne, cercate la biologica. Mangiatela una volta alla settimana. Il formaggio meglio evitarlo, mangiatelo una volta alla settimana. Ok? E questo vi fa avere una gestione del corpo fisico accettabile. È chiaro che sì, però qui siete carenti, se non andate di corpo, già il vostro corpo sta dicendo: ehi, cosa si nutre? Emozioni. Le relazioni interpersonali. Se così fosse, gli uomini avrebbero un problema. Il piano emotivo si nutre, sì, non di emozioni. È l'espressione del piano emotivo l'emozione. E la relazione è la gestione della relazione. Ma si nutre di altri. Deve funzionare. Per funzionare significa che abbiamo una buona vita emotiva, cioè siamo in grado di vivere serenamente le nostre relazioni. Se non vivo serenamente le mie relazioni, qua così si blocca. Quando vi arrabbiate, non so se ci avete mai fatto caso, ma quando vi arrabbiate manca il fiato. Oppure, non vi è mai capitato di essere così con un gruppo, no? E tu ti devi alzare adesso e dire qualcosa. E tutto un tratto ti manca il fiato. Com'è che manca il fiato che non ho fatto niente? No? È l'emozione, no? L'emozione, la tensione, pac! E smetti di respirare, sbagliando chiaramente, ma l'emozione ti frega in questo modo. Allora, saper gestire le proprie relazioni, saper gestire le proprie relazioni è questo, è vivere serenamente la mia relazione con le persone che mi stanno intorno, con quelli che amo e anche con quelli che incontro la mattina al pullman. Le persone non si toccano, ma io quando tocchiamo le persone si entra in relazione, c'è un'emozione che passa. E noi non lo facciamo mai. Mai. Tocchiamo solo le persone intime. E le persone intime sono una, a volte due, qualcuno tre. Gli esagerati arrivano a quattro. A quattro. Ci sono genitori che non toccano i loro figli. Ti tocca papà? No, neanche se tu. Non toccarli i figli, non toccarli, abbracciarla. Non solo, tipo relazionale, passano delle cose. Questo è vivere la propria vita emotiva in modo sano. Beh, perché è una cosa che abbiamo dentro, quella di toccare le persone. Noi ce l'abbiamo dentro, ma abbiamo premura, abbiamo paura, timore. Adesso paura è il termine sbagliato. Abbiamo timore. E cosa penserà questo che se lo tocco? Cosa penserà? Cosa va che pensa? Dobbiamo reimparare a fare scambi emotivi. Vi ricordate quando eravamo piccoli? Non era un problema. Oggi poi c'è un piano razionale, questo è più complicato. Però anche qua abbiamo un nutrimento. Di cosa si nutre? La cosa corretta è ciò che ci arriva dai sensi. È un'informazione, tra virgolette, perché cioè, per informazione intendiamo qualcosa magari di didattico, di... è un'informazione che entra. Io ti tocco e ho un'informazione. Io ti vedo e ho un'informazione. Io ti sento e ho un'informazione. Ok? Assaggio del cibo e ho un'informazione. Queste informazioni sensoriali nutrono il nostro piano razionale. Si dice che 2 mesi senza cibo, 5 minuti senza aria, impossibile senza impressione. E infatti non ne siamo capaci. Non possiamo rimanere senza impressione. Questo è quello che entra. Ok. Quello che esce sono i nostri pensieri circolari. Avete presente i pensieri circolari? Ecco, quando uno vi dice cosa stai pensando? E uno dice a niente. In realtà questo è impossibile, noi non siamo in grado nella società occidentale di dire non penso, non siamo in grado. Chi lo sa fare? Bene, meno male, perché se qualcuno che lo sapeva fare, lo mettiamo qua, ci insegniamo questa cosa che è interessante. Non sappiamo spegnere il computer, quindi continuiamo a pensare, addirittura mentre uno parla, per esempio lei, in questo momento io sto parlando, un orecchio sente e con l'altro sta pensando, è vero che stai pensando qualcosa?
e ha detto continuiamo a vaccinare. I pensieri circolari sono nel momento in cui non siamo specificamente interessati a una cosa, allora cominciamo a pensare. La prima cosa che vediamo, noi vediamo, guarda, la mappa di iridologia, c'è un mio amico che è andato dall'iridologo che si era trovato bene, però poi gli ha dato una dieta che gli ha tolto tutti i grassi. Ma no, io non potrei vivere senza gelato, a me il gelato piace un casino, adesso è in estate, però quest'anno fa un caldo bestiale, fa un caldo, ma non è più caldo come... Però per fortuna che fa caldo, perché l'inverno non c'è stato il sole, d'altronde non ci sono più le mezze stagioni, e va avanti a pensare. Poi uno dice, perché sto pensando a questa cosa? Boh. Avete presente lo questo? Se c'è equilibrio in questa roba, chiaramente anche qua, anche questo piano razionale, a volte non funzionando bene, in armonia, non ci permette di fare la cacca. Perché se siamo continuamente arrabbiati, avete presente quando siete arrabbiati? Quando il carabiniere vi ferma e ti dà la multa, perfettamente, quella multa che non meritavi. Per quanto tempo andate avanti ad essere arrabbiati? Ci sono persone che riescono anche una settimana, si chiama considerazione interiore. Fa male. Vi capita? Sapete che fa malissimo questa? Questa è una delle cause maggiori di malattia. Non ci credete? Vi faccio un esempio. Non ci credete? Fate di no così mi soddisfa. No, ci crediamo. Allora vi faccio un esempio. Come ti chiami? Daria. Daria. Tu Daria sei in grado di... Posso farlo con te? Di immaginare di avere una mano di nuovo, frutto dell'immaginazione. E sei in grado di immaginare di avere un'altra mano al coltellino con la seghettata e di tagliare quella fettina triangolare che si fa a casa, perché a ballo fanno un altro senso. A casa facciamo quella triangolare, vero? Sì. Sei in grado di immaginare questo, prendi la fettina, sempre immaginazione, la metti sotto i denti, limone fresco, la senti sulle labbra, sotto i denti è fresco, lo addenti, il succo del limone immagini che ti entra in bocca. E sei in grado addirittura di immaginare che questo limone è acido. Addirittura il gusto del limone acido, la fettina in mano, qui. E cosa succede? Fine dell'esperimento. Primo, non ti ho chiesto di farlo. Però tu l'hai fatto. Sì. Okay. Secondo, hai deglutito perché hai più saliva. Se non me ne sono accorta. Sì, hai più saliva. Sì, sì. Ok. Ma il limone non c'è. Terzo, l'hanno fatto tutti. E non gli ho chiesto di farlo. E avete più saliva. Quello che pensate di condizione in modo quando tu ti arrabbi che sei lì che pensi però questo però quell'altro, tu continui a coltivare questo malessere interiore che fa male a te. Produciamo endotossine. Lei ha lasciato in giro le scarpe e tu ti arrabbi, arriva a casa la sera e per quel per questa cazzata lei arriva a casa e tu hai deciso di non dire niente. Però stavolta ti succede. No, no, ma non voglio dire niente. Entra in casa e dice qualcosa, bam, e tu esplodi come se chissà cosa fosse. Il problema è che tu tutto il giorno, pensando a questa cosa delle scarpe, hai caricato una molla, non so se avete presente. Poi arriva, c'è l'occasione, la lasciamo andare. E il caso vuole che la parte peggiore di noi la riserviamo alle persone che ci amano. È così, eh. Non è così, come sì, è vero, come vero. Elsa. È così, è vero? Le persone che siamo, noi su di loro scarichiamo di quelle vagonate di roba che... Il capo ufficio mi tratta male, arrivo a casa la sera, me la prendo con mia moglie perché non c'è il tovagliolo in tavola. Il capo ufficio non ha detto niente. Però tutto il giorno ho pensato, però quello lì è lui, è loro, raccomandato, non capisce niente, se fossi io al suo posto, poi arrivo a casa... Mia moglie non mette il tovagliolo in tavola e io scarico tutto quello che ho caricato pensando, perché ciò che penso produce in me delle reazioni come se ciò che sto pensando fosse vero. Ricordate la storia del limone, vero? Ciò che pensate è fondamentale, è importantissimo. Se voi mangiate l'arancia e pensate che vi farà raffreddare, quell'arancia probabilmente vi farà la fine di questi tre motori. Fa sì che voi avete uno stato di salute buono. Se una di queste cose non funziona, se siete dei brontoloni, se non le emozioni che abbiamo dentro, le dobbiamo dire alle persone. Se io penso che tu stai sbagliando, perché non lo posso dire serenamente? Se l'altro si incazza, vabbè, sarà un problema suo. Non è che posso vivere continuando a pensare a cosa penserai tu se io facessi o dicessi questa cosa.
Ce l'avete questo problema? Sì. Cosa penseranno gli altri se dirò questo? Cosa penseranno gli altri se farò quest'altro? Gli altri sapete che hanno lo stesso problema che avete voi? Hanno la stessa sega mentale. Non è vera sta cosa. Se tu vai al supermercato, mi sei sentito che io faccio fare tante volte ai ragazzi, ti metti una quella scarpa lì e l'altra questa. E tu vai al supermercato e dici, oddio adesso, oddio, ho toccato di nuovo, oddio. Non si accorge nessuno. Perché gli altri mica ti guardano. Non ci credi? Sì, sì. Dovete provare, è incredibile questa cosa. Gli altri hanno lo stesso parla vostra. Se qualcuno ti guarda così, tu guardalo così un attimo, così giù. Pensa di essere in disordine. Se voi avete una macchia qua, andate in giro così, no? Tutti vedono la vostra macchia. Se avete la macchia, andate via, spedite, non la vede nessuno. Siete voi che dite agli altri, c'ho la macchia. È la vostra energia. Se siete sereni, la vostra vita è serena. Niente vi può impedire domani mattina di alzarvi, di aprire gli occhi. Alzarvi e dire, oggi la mia giornata sarà serena. È nelle vostre mani. Invece noi siamo abituati a dire, mi hai fatto arrabbiare, perché questo e questo e questo. E tu gli devi dire, Virginia, hai deciso di arrabbiarti. È una tua scelta arrabbiarti. Non è così? È la nostra scelta arrabbiarci, Virginia. È nostro. Siamo noi che ci diamo le zappate sulle dita quando ci arrabbiamo. Nessuno ci obbliga mai ad arrabbiarci. La parola magica è stai serena. Ma stai serena. C'è un problema, lo risolviamo. Invece no, noi abbiamo un problema. È un problema. Ma no, i problemi hanno una soluzione. Hanno una soluzione.